Raga, quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars, siamo già dentro l'evento del Mega Pig. Vi ricordo che questa settimana ce ne saranno ben tre. Proprio tutti di fila, finisce uno, inizia un altro. Se volete approfondire, vi raccomando, andate a vedere l'ultimo video, cioè questo. Ad ogni modo, direi che possiamo iniziare in questo video. Ovviamente ci facciamo qualche partita, ci prendiamo i tre drop del giorno. E poi alla fine, ovviamente, anche il primo Mega Pig. Vediamo se sarà questa, il giorno della sculata, insomma. Questa settimana avremo tanti droppettini, per cui almeno un leggendario sarebbe carino trovarlo. Detto questo, all'inizio mi sembra abbastanza buono. Bravo Fanto che va a rompere. Ok, ha tirato tipo una laggata incredibile. Io qua andando dritto per dritto. Mannaggia la Viper. Quando inizia a ricaricarti a manette i colpi c'è poco da fare. Però ci ho provato, dai, ho fatto bene. E qua ripartiamo. Vediamo se stavolta riusciamo in un qualche modo ad far sì che ci vada giù. Mannaggia a me. Però attenzione a Fanto, che potrebbe forse andare a chiudere. Non credo. Ad ogni modo, beh, ovviamente sto giocando con Lorenzo. Fanto, come sempre, trovate il loro Instagram giù in descrizione o Twitter, quello che è. Forse questa è la volta buona. Non volevo proprio tirare, però forse va bene lo stesso. Ok, buono. E il primo gol direi che è andato. A questo punto ritorniamo sul pallone. Non credo che ne valga la pena. Sono tutte e tre ancora in vita. Più che altro se ci andasse giù la Piper sarebbe fantastico. Se forse no, dritto per dritto non ce la faccio ancora. Però ti butto sicuramente un gadgettino. Mi hanno devastato. Ma ok, forse riescono a pararla. Ottimo. Forse è un po' pericolosa la questione, sai? Ma tipo forse forsissimo. Oh oh, gol per loro. Gol per loro. Vabbè, non sono preoccupato ad ogni modo. Io anche l'overdrive si è messi veramente bene. Quindi io anzi vado adesso con l'overdrive. Ok, buttiamo giù il bro. Qua, ok, Fang, puoi provare a fare quello che vuoi, ma capisci anche tu che il passaggino si trova. Molto bene, quindi abbiamo il primissimo drop che, attenzione, ci dà la bellezza di un raro. Let's go, proprio quello che volevo. Tanto per quel che riguarda lo shop, cosa che abbiamo? Vabbè, punti energia per 10. Jackpot tattico, direi mai nella vita. Per il resto poi vi ricordo anche il codice Raxor se volete supportarmi. E qua direi che possiamo ripartire. Ovviamente, essendo questo il Mega Pig di Foot Brawl, tutte le partite saranno su Foot Brawl. E ci può stare, a mio avviso. Meno male, anzi, che non l'hanno fatto di Arraffa Gemme. Il Mega Pig di Arraffa Gemme sarebbe stato un bel po' problematico dal mio punto di vista. Più che altro un bel po' sbocco, non problematico. Abbiamo Foot Brawl e Capo, che non è male. Più in realtà l'ultimo, che sarà su tutte le modalità come sempre. Ma anche sotto questo aspetto, se non sapete nulla di quello che vi ho detto, andate a vedere il video di ieri per approfondire. Ad ogni modo, beh, già il primo gol è arrivato molto bene. Se qua ti tirassi una super, forse non è servita molto. Oddio, in realtà con lo stu forse un po' sì. E infatti abbiamo anche vinto. Cioè, non grazie a sta super ovviamente, però abbiamo vinto e basta. Ok, ripartiamo stavolta con Pearl. Vincendolo abbiamo anche il secondo droppettino. E dunque, facciamo sì che questo secondo droppettino possa arrivare. Usare il gadget adesso in realtà non è che sia stata tutta sta grande mossa. Con la barretta lì dei biscotti al minimo un po' particolare. Ma ad ogni modo per ora va bene. Qua Coro Corvo è un colpettino. Ok, anche la cosa qua, la si chiama la Charlie, è messa un po' maluccio. In realtà pure io adesso leave del ragnetto. Sono tutti messi male qua con la vita. Soprattutto io pure, non scherzo per niente. Ok, va bene. Con calma adesso cerchiamo di ripartire. Prima sarebbe meglio recuperare la vita chiaramente. Il gadget adesso ci può stare tutto secondo me. Infatti lo uso adesso. Se li prendessi entrambi sarebbe tipo bellissimo. Vabbè, ne ho preso uno, va bene lo stesso. Che comunque lo chiudiamo. E il gol arriva pure. E qua allora ha fatto uno scambettino. Allora che è successo da parte tua? Sti scambettini sono un po' strani, eh. Ma ad ogni modo il gol c'è comunque stato. Quindi va bene lo stesso. Corvo è pronto a usare questa super incredibile. Ma in realtà pure io. Va bene anche sulla Maisy. Qua forse... No, peccato. Annata. Ok, la passa all'ore. E in teoria anche questa è vinta, giusto? Assolutamente giusto. Molto bene. Quindi secondo drop e tiro per noi. Che attenzione, stavolta ci va a dare. Oh, un bel super raro. Vedi, il da raro a super raro. Già grandi progressi. Proseguiamo ancora su questa mappettina. Ma credo che ce ne siano tre a rotazioni di mappe. Che vabbè, è anche giusto così. Avere 47 milioni di mappe diverse. Tendenzialmente in sti 20 non ha senso. Ad ogni modo, lo start potrebbe essere simpatico, lo è anche tanto in realtà. Molto bene. Potrei usare un bel gadgettino di qua, provare ad andare dritto per dritto proprio senza problemi. Bellissima sta partita, va bene. Andiamo avanti. Questa ce la facciamo con Larry e Lowry. Se riusciamo a chiudere alla velocità della luce come quella di prima, è abbastanza content come cosa. Già il Dynamic l'abbiamo fatto. Vediamo se riusciamo ad andare verso la porta. E in realtà sai che qua se lo Spike... No, lo Spike purtroppo ci rimane ancora in vita.
però non mi sembra così brutta la questione arrivati a questo punto, Io proverei un bel tirettino tattico, purtroppo non è andata come speravo, però forse Fanto riesce a fare gol in tempo, assolutamente sì. Molto molto bene, ripartiamo, Dynamite perfetto. Vabbè dai, comunque anche questa direi che dovrebbe essere vinta senza problemi. Attenzione che qua il Fang con sti 5 power up è tipo The God adesso, meglio bombardarlo tipo tantissimo. Eccolo, sia vivo io. Vabbè, in realtà abbastanza. Se no ancora vivo, mannaggia. Però aspetta un attimo solo. Ok, è andato. Ma quanti power up? Vabbè, ad ogni modo direi che vinta se solo il Dynamic, infatti. Let's go, ottimo. Ripartiamo. Questa volta sto usando Colt. Ogni partita cerco di cambiare, visto che la modalità è sempre quella, almeno il brawler, dai. Comunque ho controllato meglio, le mappe sono 4 a rotazione. Come detto, ci può stare come cosa. Qua c'è Sandy, no? Non è qua per caso. Infatti era lì, è come? Ma tipo fatto un male pazzesco. Però, no, sai cosa? Meglio recuperare la vita. A meno che qua non è propenso a fare il gol. Ma in realtà pericoli non ce ne sono. Proviamo a cambiare lane. Dio, qualche killettina tattica. Sono tutti morti forse. Se qua Lore tante volte volesse fare un bel buchettino. Esattamente, sì, voleva che facessi io il tiro. Scusami Lore, non me ne ero accorto in un primo momento. Vabbè, ad ogni modo. Qua posso farti così, va bene. Ah, se sono solo io, mannaggia. Peccato, my bad, si poteva tentare il tiro. Oddio, pericolosissimo. Ok, io intanto ho ripreso un'altra super che tirerei esattamente di qua così. Bellissimo. Ho anche rotto qualche altra parete che fa sempre comodo. Ed effettivamente il gol penso che possa arrivare. Ok, io ho anche l'overdrive che posso usarti tipo adesso. Perché no? Anche se... oddio, ma sai che in realtà ci può stare? Sì. Gestito un po' male probabilmente, però vai Fatto, resisti, bravissimo. Io non ho mai usato il gadget in tutto questo, ma va bene così. Tanto arrivati a questo punto non è che cambia tanto. Qua il buchettino lo trovo, vediamo. No, ho preso il paletto, mannaggia, ma per poco. Però vabbè, lì è tutto aperto, letteralmente basta un niente per fare gol. Che poi vi devo dire, mancano 20 secondi, potremmo anche solo difendere e basta a questo punto. E anzi, penso che sia la cosa più sensata da fare. Attenzione però all'energetica. No, boom, ci provare. Ok, grande Fanto. Qua giustamente il Colt prova il tutto per tutto con l'overdrive. Potrebbe forse non farcela assolutamente. Mi sa che questa è la partita del drop. Sì, è proprio quella. Vabbè, vediamo se troviamo. Ma che è sto sboco raro? Ma cos'è? Ok. A sto punto il tutto per tutto in sto Mega Pig. Bene, ragazzi, siamo arrivati in fondo. Questa è l'ultima. Tra l'altro io ho messo Jackie, ma in sta mappa potevo sicuramente scegliere di meglio. Però, oddio, considerando che contro c'è un Edgar, ci può anche stare a questo punto. E anzi, vado subito di gadget. Ok. Vabbè, l'Edgar in tutto questo problemi non me ne va assolutamente a creare. Infatti dritti per dritti e il gol si fa senza problemi. Ora direi che tu, vero Edgar, se non hai capito, sono io la tua preda, non i miei due bro. Andiamo ancora di gadget. Pushiamo il Dynamite. Ok, occhio che la vita purtroppo è quello che è. Vabbè, ci vado giù, ma in questo momento non è un problema. Qua forse l'Edgar lo riusciamo a buttare giù. Perfetto, ti tiro la palletta. Dai, passa veloce. Turita, mi sa che non hai capito che vita lunga non ne hai. Per il resto vediamo se riescono a chiudere loro o se devo andare anche. Ottimo. Io qua nel dubbio stavo cercando di recuperare la vita. Effettivamente con l'overdrive potevo fare piazza pulita dopo. Comunque abbiamo usato tutti i biglietti. Detto questo, ci vediamo adesso con il Mega Pig. E dunque, regà, andiamo a vedere il primissimo Mega Pig di questo evento. Il primo dei tre, dunque. Che ci darà, dai, su 20 drop, l'abbiamo maxato. Speriamo un leggendario di trovarlo. Ovviamente blinghettini, oro, punti energia, e d'accordo. Ma ora, attenzione, si parte con un epico. Ti devo dire che ci può anche stare con questo Pindiris. Beh, dai, ti devo dire, inizio abbastanza simpatico. Il secondo, già un po' meno. Ne abbiamo ancora tanti, forza coraggio. Mitino, è rimasto sull'epico, che mi va a dare ancora un pin di Bonnie. Non è che me ne faccia chissà quanto, però dai, roba estetica va sempre bene, ragazzi. Non si butta niente. Attenzione, altro epico con monete. Va bene, andando avanti, super raro. Non credo comunque di avere i bonus a sto giro. Sono arrivato direi quarto, però vabbè, ci può stare. Anzi, sono solo tre, che oddio, tre tante volte possono fare la differenza. Magari è proprio in quei tre che ci sta il leggendario, no? Però vabbè, qua andiamo avanti, siamo quasi a metà. E questi ultimi un po' maluccio. Dai, gioco epico con raddoppio XP inutili, dato che ho finito il pass. Super raro, niente di che ovviamente. Siamo a metà strada e non lo so. Dai, gioco. Forza e coraggio, che possiamo trovare qualcosa di content. Forse dai almeno un mitico, ti prego. Non mi sembra. Di credere che sia epico ancora con punti energia, che per carità fanno sempre comodo.
Moraro, monete, mancano gli ultimi tre e non so perché ho come presentimento che questo Mega Pig non ci regalerà emozioni. Però fino alla fine, niente, manca l'ultimo. Oh, Mac in sbocco, ragazzi, niente. Resoconto finale con sta robetta qua che... Vabbè. Va bene, va bene, è anche finita la stagione. Bling, ne riceviamo un totale di, dai, forse 200 ci arriviamo? 210, va bene. E per il resto nulla, andiamoci a prendere i due regali del giorno. Che sia mai che almeno qua ci esce un bingo, ma che sia mai proprio. Ad ogni modo, ricordo a voi, codice Raxor se volete supportarmi. E niente, fatemi sapere voi nei commenti se siete stati più fortunati di me. Per il resto, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video, bellissimo.